legge nazionale, dal contratto collettivo nazionale sul lavoro, non è che decido io quando dare un dirigente, questo siamo ben chiaro. Bene, i dirigenti a cosa servono? I dirigenti servono tantissimo. Negli ultimi 3 mesi sono stati fatti accertamenti dell'ICI di più di 1 milione rispetto ai mesi precedenti e della tasso di 1 milione più rispetto ai mesi precedenti. Quindi i dirigenti servono. Che cosa servono? Allora, il reddito di cittadinanza in cui nel 2009 bisognava presentare la richiesta del giorno non è stata presentata e quindi si vedeva il reddito di cittadinanza 2009-2010. Ci sono 150.000 euro alle politiche sociali che bisogna riconsegnare alla regione perché non sono stati dati ai cittadini i quali avevano bisogno di questi soldi. E poi bisogna parlare di risparmio. E un denaro può. Ci sono 19.144 euro per 6 professionisti presi all'ufficio urbanistico per visitare le pratiche di condono. Ma ancora di un po' certo, sono 8.500 pratiche di condono. Allora, siamo seri. Risparmio facciamo su quei diritti passivi, che non è solo quello, ma è quello di Giannacconi, che ci sono altri, come ad esempio l'ufficio elettorale, ma che trasferiamo pure l'ufficio elettorale. Quindi diciamo la cosa com'è, non diciamo facciamo propaganda, loro stanno qua ad ascoltarci e sono intelligenti. Poi stamattina non so, voi parlate di brunetta, ma questo non è materia del Consiglio Comunale. Io vi ringrazio per aver chiesto di un dibattito veramente interessante, sono da a scoprire tutte le varie posizioni, tutti quanti capiamo mai da che parte siamo o non parte siamo. Ringrazio perché della mia reddito e delle mie sostanze, di questo vi ringrazio. Poi un'altra sensazione che ho questa mattina è che la sconfitta forse per qualcuno è cocente, la sconfitta elettorale, e non si sa come sconfiggere questo sindaco Tarsola. Si parla di tante cose, però che cosa si fa? Si fa ricorso al TAR perché i consigli comunali non erano a normativa, ma questi lo sono adesso. Questo non so se anche questo è stato di fatica al TAR. Quindi si fa ricorso al TAR per i consigli comunali, si fa ricorso all'interrogazione parlamentare, la storia è importantissima, ecco, dice Cascola, la dirigente, noi lo fare, mettiamo la presidenza della Repubblica, la figlia, cosa che non interessa assolutamente nessuno, ai cittadini interessa questa storia, questa cosa. Allora facciamo una riunione su Europa, facciamo una riunione sul PUC, facciamo una riunione sulle aree presenti, perché se siamo per discutere su questo non possiamo parlare di altre cose. Allora che cos'è il discorso ancora un atto antidemocratico che si vuole perpetuare? La paura, il sospetto dei vari consiglieri, dei vari assessori, guarda che noi diciamo alla proposta di Repubblica, ma andiamo alla Corte dei Conti. Bene, avete mandato alla Corte dei Conti, alla Corte della Repubblica, io aspetto la risposta, io mi prendo la responsabilità, vada avanti con le norme, prima dicevate che adesso c'è un atto di indirizzo della Corte, non va bene nemmeno questo, volevo una delibera, cosa dobbiamo fare di più? Ma l'atto di indirizzo è per andare verso quello che dite voi, ma quello che vogliamo tutti quanti. Quindi, ma non c'è niente sulla revoca dei dirigenti. Per parlare di dirigenti dobbiamo parlare prima della macchina comunale che abbiamo trovato, dobbiamo parlare prima che ci sono appena 20 convinti dipendenti che sono laureati, ci sono persone che non hanno dei titoli per fare dirigenti, allora riformiamo questa macchina comunale, mettiamoci insieme nelle commissioni, dove volete una conferenza permanente, qualsiasi cosa che si fa, si riorganizza la macchina comunale, si stabiliscono bene i vari settori. E poi nomineremo un dirigente per tutto il comune di Natoria. Benissimo, lo faremo, non c'è nessun problema. Se non siamo legati ai dirigenti perché sono di parte, noi siamo legati ai dirigenti perché sta
lavorando, lavorando questa altrimenti su questa città non si può andare avanti. Questo è semplice, è naturale. Ora, quello che volevo dire è questo. Io vi invito a non mettere in votazione questo atto di indirizzo, che innanzitutto non è competenza del Consiglio. E ve lo chiedo pure se è evidente, il rapporto di forza che c'è sull'accordo o meno di quest'atto legittimato. Quindi io chiedo che quest'atto non venga messo a voto. Per i dirigenti si continua sul decreto Brunetta che ci dice che con comma 2 noi possiamo il 25% dei dirigenti. Ora, ognuno ha le sue idee, ognuno ha le sue cose, ognuno si prende le sue responsabilità. Aspettiamo la Corte dei Conti e quindi poi vedremo. Allora, io...